Vittoria resta commissariata perché nessuno al Ministero ha letto la mia documentazione. Quanto ha affermato l'ex sindaco Moscato, c'erano candidati che strinsero la mano alla mafia. Elencate tutte le potenzialità dell'ormai prossimo Parco Nazionale degli Iblei per i titolari delle aziende all'interno della perimetrazione, anche finanziamenti agevolati. Come in un famoso film, consumano in pizzeria e alla fine scappano senza pagare. È accaduto alla Contea, a Modica i quattro, poi bloccati dai carabinieri. Il Modica Calcio si presenta alla città e ai tifosi. Dopo una prima fase di lavoro intenso è arrivato il momento per il rosso-blu del neopresidente Zocco di alzare il velo sul nuovo staff. Salve a tutti e ben trovati con l'informazione di TG74. Parole dure e a tratti allarmanti, quelli dell'ex sindaco di Vittoria Giovanni Moscato, che interviene in merito all'ultima sentenza del TAR del Lazio che conferma il commissariamento per mafia del comune. Tutto deciso senza leggere una documentazione di 1500 pagine, ha affermato Moscato. Il sospetto è che tutto sia stato anche stabilito a priori. Sentite. Io so benissimo chi ha incontrato le aziende mafiose poco prima delle elezioni del 2016. Parole dure, anzi durissime, quelle che l'ex sindaco di Vittoria, Giovanni Moscato, non è riuscito a tenersi dentro ieri, forse anche per la rabbia, quando ha incontrato la stampa per ribattere punto su punto all'ultima sentenza del TAR Lazio, che conferma lo scioglimento del comune per mafia. Dal bando della raccolta differenziata al mercato ortofrutticolo di Contrada Fanello con l'assegnazione dei 6 box, per poi finire ai sussidi e ai bonus nei servizi sociali. A tutto questo ha già replicato in passato. Ieri invece l'ex sindaco ha comunicato il proprio pensiero riguardo il rigetto del TAR che vuole che Vittoria resti commissariata. In pratica, sulle scrivanie del ministero, che era quello che doveva decidere, le memorie difensive di Moscato non sarebbero mai arrivate. Si tratta di circa 200 allegati in 1500 pagine, un lavoro minuzioso dove apparivano anche i nomi e i cognomi di chi realmente incontrò le aziende mafiose per la propria campagna elettorale. Ma soprattutto in quelle 1500 pagine c'era anche tutto il lavoro compiuto da Moscato in 2 anni per debellare la mafia da Vittoria. Tutto questo era stato consegnato al TAR, ma non sarebbe mai giunto a destinazione al Ministero, al Tribunale di Ragusa e a quello di Catania. L'unica cosa che è giunta sono 2 semplici paginette riassuntive utili come relazione finale, una situazione di cui Moscato è venuto a conoscenza solamente dopo il ricorso al TAR, visto che gli era negato accedere agli atti. Ho letto con molta calma e serenità la sentenza che in una paginetta e mezza aggiunge Moscato rimuove la storia di Vittoria perché parte da alcuni dati. Esiste la mafia e la mafia non è stata debellata. Vi sono al suo interno ben 3 riferimenti a cose del passato che non riguardano la mia amministrazione. Vi è invece la critica al fatto che la mia amministrazione abbia scelto la gara pubblica per affidare il servizio di gestione dei rifiuti. La legge sullo scioglimento dei comuni per mafia è un autentico fallimento, aggiunge Moscato. Se infiltrazioni mafiose c'erano allora, attendevamo la risposta dello Stato con l'incremento del personale delle forze di polizia, con l'arrivo dell'esercito, invece nulla. L'assurdo è che hanno rigettato il nostro ricorso con 2 pagine di motivazioni, ma non hanno tenuto conto delle nostre controdeduzioni, perché la legge non lo consente, non c'è contraddittorio. Probabilmente, aggiunge Moscato, ci siamo trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato, ma appare chiaro che questa città doveva essere colpita.
E adesso parliamo del Parco Nazionale degli Iblei, sempre più vicino a diventare realtà, un parco su cui insistono ancora diversi dubbi. Facciamo quindi chiarezza con questo servizio. Un altro parco nazionale che senza nulla da invidiare ad altri si andrà ad aggiungere ai 24 parchi nazionali già esistenti in tutta Italia e che complessivamente coprono oltre 1,5 milioni di ettari, tra terra e mare pari al 5% circa del territorio nazionale. E il Parco degli Iblei, ormai giunto al rush finale dopo la recente riunione ministeriale coordinata dal direttore generale Maria Giarratano. A Roma è infatti emerso di essere davanti a un'ottima proposta di parco e che le preoccupazioni e le osservazioni emerse durante la riunione indetta dal commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, saranno tenute in debita considerazione. È stata una riunione molto proficua, ha dichiarato Piazza al termine della riunione, che ha permesso di sviscerare l'iter finora seguito e le procedure da attivare per arrivare all'istituzione del parco. Tutti hanno la possibilità d'ora in poi di presentare osservazioni e rilievi e sarà presentata una mappa dettagliata degli insediamenti che insistono nel territorio per arrivare ad una perimetrazione e a norme di salvaguardia che tutelino tutti i soggetti interessati. Ma oltre agli aspetti positivi che andremo poi a spiegare, vi sono anche diversi dubbi da parte dei titolari di aziende che ricadono all'interno del parco. La preoccupazione maggiore è quella di vedersi ingessare la propria attività con vincoli legati al parco stesso, pensieri illeciti su cui si sta ancora discutendo. Sotto gli occhi di tutti invece gli aspetti positivi. L'istituendo Parco degli Iblei rappresenta una grossa opportunità per tutte le comunità interessate. Si prevedono in particolare la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali, la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione per il risparmio energetico, servizi e impianti di carattere turistico-naturalistico. Ai comuni e alle province, il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione Europea. Infine, il Movimento 5 Stelle Modica ci tiene anche a rassicurare chi nei giorni scorsi ha espresso perplessità sulle bontà del Parco degli Iblei e sulla sua proposta di perimetrazione inviata al Ministero dell'Ambiente, che prevede ben 4 livelli di tutela in base alla classificazione. E adesso parliamo di una bravata che tanto ricorda un famoso film di Pieraccioni. E quando è accaduto in una pizzeria Modica, in 4 mangiano e poi scappano senza pagare il conto. Alla fine vengono presi proprio dai camerieri, guardate. Allora lei conta fino a 3, ok? Poi sventola il tovagliolino, noi partiamo, l'ultimo che arriva in fondo perde, quindi paga il conto. A me mi pare una pescherata. Lo so, però noi siamo fatti così, ci piace giocare. E allora giochiamo. Ok. Pronti? 1, 2, 3, via! Fuori! Cameriere! Hanno mangiato, hanno bevuto e alla fine, al momento di pagare il conto, hanno ben pensato di fare proprio come nel film I Laureati del 1955, quando un gruppo di amici, tra cui gli attori Pieraccioni e Papaleo, gambe in spalla, fuggono senza pagare. È accaduto a Modica, in una nota pizzeria del centro storico, la Contea. Anche loro in 4 hanno ordinato pizza e birra. Tra una risata e una discussione hanno consumato, come nel film, il problema finale per loro era pagare il conto. 80.000 lire a testa. E certo, tutto quello che si è bevuto l'artista maledetto. Poi, non è una festa di compleanno. Compleanni io bevo. Ha ragione. Io penso un'altra cosa invece. Penso che questo conto è eccessivo. Non fare il bischero, forza. Non ho tanti discorsi e poi dammi conto, dai. No, non facciamo cazzate. Lo vogliamo fare?
Aiutati nella scelta anche dall'alcol, hanno quindi ben pensato di alzarsi e improvvisamente scappare a gambe levate. Non avevano fatto i conti con lo spirito atletico e la prontezza di riflessi dei camerieri, che accorgendosi di quanto stava accadendo, li hanno immediatamente inseguiti per oltre un centinaio di metri, fin quando uno dei fuggitivi, sia per il fiatone, sia per la cena ancora mal digerita, sia per le birre, si è dovuto fermare perché sorpreso dal vomito. Il tempo necessario per riprendersi, che ha tentato nuovamente la fuga. Ma i camerieri non hanno abboccato, riportandoli in pizzeria, dove, dopo una buona tiratina di orecchie, ha preso il telefono in mano, ha composto il numero degli altri amici e gli ha chiesto di tornare perché la bravata non era riuscita e adesso toccava pagare il conto delle pizze, tra l'altro mal digerite. L'azienda sanitaria provinciale è ancora più tecnologica e trasparente grazie al cosiddetto monitor guida degli schermi, dove è possibile già da oggi controllare gli utenti in attesa nei pronto soccorso di Ragusa, Modica e Vittoria. Sapere già da casa quale pronto soccorso è meno affollato e poter quindi scegliere in tempo evitando file inaspettate. Da oggi è possibile anche a Ragusa, grazie a un programma online consultabile sul sito dell'azienda sanitaria provinciale che mostra gli utenti in coda e i tempi d'attesa stimati. Ma non solo online, altri monitor sono stati installati anche nelle sale dei tre pronto soccorso dell'azienda sanitaria di Ragusa. Si completa quindi un percorso di trasparenza sui tempi di attesa voluto dalla direzione generale. Ieri le informazioni sui tempi di attesa consultabili sul sito dell'ASP, da oggi si è aggiunto un altro sistema tecnologico, specifici monitor installati nelle sale d'attesa che rendono comprensibile agli utenti e ai loro accompagnatori il percorso clinico di emergenza e urgenza che si svolge all'interno del pronto soccorso stesso. All'arrivo in pronto soccorso, in quello di Ragusa o a Modica o a Vittoria, l'infermiere accoglie il paziente e rilascia allo stesso un numero di accesso e un codice giallo, verde o bianco che stabilisce la gravità e quindi la condizione clinica e la priorità di accesso alla visita. Il paziente entra subito in sala e può seguire sul monitor la situazione generale del pronto soccorso, codici e numero dei pazienti in attesa e in trattamento. In pratica, sul monitor appare in tempo reale tutta l'attività del pronto soccorso. Il paziente è quindi sempre informato, riesce così a seguire a parità di codice il proprio stato in coda e i tempi medi di attesa. I codici assegnati, i numeri di persone in attesa di visite e altre informazioni reperibili anche sul sito internet dell'ASP in funzione già da ieri, sono strumenti utili per conoscere il pronto soccorso meno affollato e con minori attese. Gran parte dell'opposizione a Ragusa interviene contro la chiusura voluta dall'amministrazione comunale di via Padre Giovanni Tumino. Si tratta, affermano i consiglieri del Movimento 5 Stelle, di un'arteria fondamentale che consentiva di smaltire il traffico verso la provinciale per Chiaramonte. Solo adesso, dopo decenni, ci si accorge che la strada necessita di interventi per la messa in sicurezza, ma invece di provvedere al recupero dell'arteria si sceglie di chiuderla, è quanto dichiarato dai consiglieri. Consiglieri d'opposizione. Questa strada, come tantissime altre, spiegano i consiglieri del Movimento 5 Stelle, vanno salvaguardate e non si può affrontare la questione, come detto, con la logica non serve, la tolgo. I consiglieri pentastellati di Ragusa poi aggiungono, si pensi piuttosto a progettare e a realizzare un allargamento della strada così da soddisfare le esigenze di tutti coloro che per i più svariati motivi transitano da quelle parti. E adesso lo sport. Ha alzato il velo questa mattina sul nuovo staff al completo del Modica Calcio, occasione utile anche per presentare gli obiettivi e le novità in vista della prossima stagione.
Il Modica Calcio si prepara alla nuova stagione, presenta alla città e ai tifosi i programmi, gli obiettivi e le novità. E proprio la prima novità è nel nome, non più New Modica ma Polisportiva Modica Calcio. Inoltre, come si ribadisce durante la conferenza stampa, l'obiettivo principale dei rossoblù è far aumentare il numero degli abbonamenti per la nuova stagione ormai alle porte. Servono tanti tifosi per dare forza alla squadra e dunque per i primi 100 iscritti l'abbonamento sarà una quota simbolica di 30 euro. Ma la dirigenza sta lavorando, come ti ho detto stiamo lavorando quasi giorno e notte, noi con il direttore generale, con il direttore sportivo, con il mister ci sentiamo continuamente perché stiamo cercando di attrezzare e di fare una squadra importante, perché io voglio che sia questo, cioè voglio un progetto, il progetto c'è gente dietro di me che ha voglia, che vuole essere protagonista, quindi si chiede questo, la città ci chiede questo, faremo di tutto assieme al mister, assieme al direttore generale, al direttore sportivo per portare più in alto possibile già da quest'anno il Modica Calcio. Noi da 20 anni circa che ha più ruoli, con più mansioni anche all'interno della società, ci abbiamo navigato, quindi conosciamo l'ambiente eccetera. Oggi mi onoro e mi rende tanto onore rivestire il ruolo da presidente. Francamente per come è passato il tempo siamo maturati tutti eccetera, adesso abbiamo questa possibilità di rappresentare Modica, di rappresentare la città di Modica, quindi è un grande onore, oltre che un onere ovviamente, però sono estremamente felice e fiero e voglio dire che ce la metterò tutta per scrivere qualche pagina importante per il Modica Calcio. Intanto sono felicissimo di vestire questa maglia e finalmente ho il piacere veramente di giocare con il Modica e spero di dare del mio meglio, di fare del mio meglio per la società, per i tifosi e per questa squadra. Le impressioni sono positive, speriamo di fare un bel campionato. Ma intanto volevo fare i complimenti a questa nuova dirigenza perché vedo che si stanno muovendo bene, si stanno organizzando su tutto. È normale che si sta partendo un po' in ritardo, ma penso che non ci saranno problemi a trovare dei rinforzi per darci una mano. E i tifosi voglio dire di starci un po' più vicini, di capire certe situazioni, ma noi siamo già qui pronti per iniziare. Altra novità svelata oggi in conferenza stampa è il nome del mister Saro Cervillera. Per quello che è stato il mio passato, il mio trascorso da calciatore a Modica, so bene cosa sia la piazza calcistica di Modica, quali possano essere le esigenze di una piazza come Modica e anche se il contesto in questo momento è un contesto di promozione, è sotto gli occhi di tutti è risaputo che una piazza come questa dovrebbe stare in altri lidi. Spero che questa occasione che mi si sta proponendo di dare il là a una pronta risalita in maniera tale di riportare il Modica dove compete. E prima di chiudere ancora una notizia, ci saranno anche due atleti modicani alla finale mondiale per terra a Maui nelle Hawaii, Raffaele Calvo e Dario Giavatto. Sono infatti tra gli sportivi qualificati per l'importante competizione. Il primo ha conquistato la slot di qualificazione alla long distance di Palermo con un primo posto di categoria. Per il secondo invece la selezione è arrivata con il terzo gradino di Malta, una soddisfazione immensa per i due atleti e per tutto il team che dopo il successo all'Ironman di Francoforte si prepara adesso per questa sensazionale esperienza mondiale. Bene, questo è tutto, non ci sono aggiornamenti, l'appuntamento è con le prossime edizioni. Grazie, arrivederci.